Con questo video devo fare una missione di colpa. Infatti devo chiedervi scusa, perché con gli ultimi due video vi ho un po' viziati. Parlando di artisti come Keaton o Chaplin, è facile far credere che il cinema sia solo rose e fiori, che tutti i film siano un capolavoro dietro l'altro. Tutti noi sappiamo bene che non è così. I film brutti sono di gran lunga la maggioranza della produzione mondiale. Se volessimo mettere in rapporto i film brutti usciti ogni anno con i film che vale la pena guardare, probabilmente la proporzione sarebbe di 100 a 1. A voler essere ottimisti. E questo non accade solo oggi, è sempre stato così nella storia del cinema. Se vogliamo essere realisti, tutti i primissimi film erano alquanto insignificanti. Le trame erano sconnesse, con personaggi poco definiti o inseriti nella storia solo per una battuta, e poi lasciati andare. La recitazione doveva ancora definire il suo rapporto con la macchina da presa, e talvolta le scene erano completamente scollegate l'una con l'altra. I film brutti, quindi, sono sempre esistiti. E possiamo dire tranquillamente che esisteranno sempre. Ogni film però, bello o brutto che sia, ha un valore intrinseco, da cui non si può svincolare. Tutte le opere, infatti, sono dei testimoni più o meno consapevoli della cultura e della società in cui sono stati creati. Proviamo ad immaginarci un futuro orribile, dove la razza umana è sull'orlo dell'estinzione e dove la maggior parte delle opere e artefatti siano stati spazzati via. Un futuro in cui Natale a New York sia l'unico film sopravvissuto. Senza dubbio un futuro agghiacciante. Eppure chi guarderà quel film tra 100 o 200 anni potrà capire molto della società dei primi anni 2000. Potrà vedere come le persone si vestivano, come erano fatte le macchine e il modo in cui erano arredate le case. E entro certi limiti, come le persone parlavano fra di loro. Amore, scusami tanto. Amore, un par di ciuffoli. So due ore che te vado cercando per tutto l'albergo. E domani te do io un par di ciuffoli. Se organizziamo ti do una bella scorticata, Ma quando sei romantico! Questo perché nel momento in cui un film viene creato, le persone che concorrono a crearlo instillano in esso la propria cultura, in modo inconsapevole. Ecco che quindi ogni film diventa un testimone. Ed ecco perché possiamo considerare il cinema come una forma di cultura globale. Vorrei ricollegarmi adesso agli argomenti del primo video, in cui abbiamo analizzato come è nato il cinema, quali sono stati i fattori che l'hanno portato ad espandersi e a diventare ciò che è oggi. Ma ci siamo lasciati dietro una domanda importante. Perché il cinema è nato proprio in California? La risposta a questa domanda deve tenere conto di due fattori, che possono sembrare agli antipodi, ma che in questo caso sono strettamente correlati, il fattore culturale e quello geografico dell'America del primo Novecento. A quell'epoca, infatti, tutti i più grandi centri culturali negli Stati Uniti si trovavano sulla costa orientale. Le due città più attive erano Boston e New York. La Grande Mela, in particolare, era di fatto la capitale culturale degli Stati Uniti, dove drammaturghi, poeti e scrittori trovavano la propria fortuna. Erano dunque le vecchie arti a farla da padrone. Se i newyorkesi pensavano all'arte, pensavano al teatro, all'opera, alla poesia. Non c'era quindi spazio per un mezzo giovane come il cinema, che doveva ancora svilupparsi e capire quali erano il suo posto e il suo ruolo. Non c'era spazio per la sperimentazione. Ecco perché, quasi per protesta, il cinema decise di distaccarsi il più possibile da queste arti storiche e crescere per la propria strada, allontanandosi il più possibile, metaforicamente e letteralmente, da New York, arrivando appunto in California. Qua i cineasti poterono sperimentare col cinema, lontano dall'influenza artistica della costa orientale, inventandosi la sintassi e la grammatica di cui abbiamo già parlato. Durante la produzione di un film, l'intento artistico non era minimamente contemplato. In questa fase, infatti, il cinema non era per niente visto come un'arte. Era solo un mezzo nuovo per veicolare una storia. Con le dovute eccezioni, che includono D.W. Griffith, Chaplin, Keaton e pochi altri, il resto dei cineasti erano solo persone curiose di provare che cosa potesse essere fatto con questo nuovo mezzo. Questo perché la libertà di espressione era tenuto in maggior conto rispetto al solo intento artistico. Ecco quindi perché il cinema americano, fin dall'inizio, si mostra diverso dalla controparte europea. Le opere americane si differenziavano per il loro effetto cinematografico, dato che stavano sviluppando il proprio linguaggio invece di prenderlo in prestito dal teatro o dall'opera. Questo è invece ciò che successe in Europa. Come per gli Stati Uniti, anche nel vecchio continente la geografia ebbe un ruolo fondamentale. In Europa, infatti, le vecchie arti erano ormai radicate ovunque. Non esisteva quindi un luogo in cui poter fuggire per costruire da zero una nuova arte. In più si vedeva il cinema come un diretto discendente delle arti maggiori,
come il teatro, l'opera e la letteratura. Dunque si doveva portare rispetto a tali arti, omaggiandole, prendendo in prestito il loro linguaggio. Ecco perché il cinema europeo, almeno agli inizi, può essere definito più statico e meno cinematografico, perché di fatti lo era. La regia e la recitazione subivano palesemente un'influenza teatrale. Questo anche perché non si riuscì a svincolare il cinema dall'intento artistico. Dato che derivava dalle grandi arti, allora anche il cinema doveva per forza diventarlo. Da un lato questa strada intrapresa impresse nel cinema europeo un'aura di austerità e pesantezza. Dall'altro però, proprio in questo ambiente diverso, si sviluppò uno stile unico che sopravvive tutt'oggi, anche se in maniera più flebile. Stili diversi presuppongono tecniche diverse, ed è qui che arriviamo ad un'altra differenza fondamentale tra cinema europeo e statunitense, ovvero dell'uso diverso che facevano di montaggio e mise en scène, un termine che deriva direttamente dal teatro e che vuol dire letteralmente messa in scena, ovvero tutto ciò che è posizionato davanti alla macchina da presa, attori, scenografie, costumi, effetti speciali. Potrebbe sembrare una giustapposizione forzata, dato che in ogni film è presente sia il montaggio che la messa in scena. Ogni regista, però, può decidere se sfruttare più l'una o l'altra tecnica, imprimendo alla propria opera un tono e uno stile completamente diverso. È facile capire perché il cinema americano prediligesse l'uso del montaggio e quello europeo invece della messa in scena. Come abbiamo già detto, il cinema americano era molto più cinematografico, proprio perché decise che il proprio linguaggio sarebbe stato costituito solo da elementi cinematografici, come appunto il montaggio, i primi piani, i movimenti di camera. D'altro canto, il cinema europeo sviluppò la messa in scena perché rimandava alla tradizione teatrale. Sfruttando i piani sequenza, lunghe inquadrature non interrotte da tagli di montaggio, il regista sfrutta il movimento degli attori, della camera e talvolta delle scenografie per comporre la sua regia. In sostanza, però, come si riflette sul pubblico l'uso di questa o quella tecnica? Il montaggio, quello che si fa normalmente, Il montaggio è già un modo per suggerire allo spettatore quello che deve impressionarlo. Io invece ho sempre cercato di partire dalle cose che c'erano, dalla realtà, perché lo spettatore la ricevesse come ognuno volesse. Capisce? Lasciare la libertà. Il procedimento è un procedimento di sopraffazione, sì, o è un procedimento di informazione. Lei può mostrare o può dimostrare. Io voglio mostrare e non voglio dimostrare. Lei può ottenere col montaggio degli effetti drammatici molto forti, ma al momento che lei ottiene degli effetti drammatici, lei diventa seduttore. Il momento che lei diventa seduttore, già ha privato lo spettatore della libertà di giudizio, perché lo ha sedotto, no? Rapportando il discorso di Rossellini al nostro argomento, capiamo quindi come nel cinema americano si tende alla costruzione di una narrazione di finzione cinematografica, mentre nel cinema europeo si tende al realismo. Probabilmente molti di voi conoscono il film di Eisenstein senza averlo mai visto, grazie a questa scena di Fantozzi. Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Questa rimarrà forse una delle scene più famose di Villaggio, nonostante lui stesso fosse un grande appassionato della storia del cinema e conoscesse bene il valore di un film come La Corazzata, che non è affatto una cagata pazzesca, ma piuttosto una mosca bianca. Per spiegare quello che intendo, va detto che Eisenstein era uno studioso quasi ossessivo dei film di D.W. Griffith, che col suo film Nascita di una nazione fu tra i primi a porre le basi per la sintassi e la grammatica cinematografica. Eisenstein se ne rese conto e studiò minuziosamente inquadratura per inquadratura i suoi film, che ebbero una forte influenza su di lui. Ed è chiaramente visibile nella Corazzata Potemkin, che nonostante sia un film europeo, si distingue proprio per l'uso importante e decisivo del montaggio. Prendiamo ad esempio la scena più famosa di tutto il film, diventata un'icona del cinema a livello mondiale, ovvero la scena della scalinata in cui una folla di persone viene forzata in basso da un plotone di soldati. Il ritmo forzato del montaggio, unito ad alcuni primi piani iconici, rende la narrazione della scena estremamente disturbante per il pubblico che la subisce. Eisenstein sfruttò uno stile di montaggio cosiddetto montaggio delle attrazioni, teorizzato da lui stesso. Questo stile di montaggio implica che il pubblico non partecipi passivamente alla visione dell'opera,
ma si è invece travolto e coinvolto ad un livello emotivo, da qui appunto il concetto di attrazione. Il pubblico infatti deve essere spinto alla riflessione intellettuale. Parafrasando Rossellini, Eisenstein voleva dimostrare invece che mostrare. Per arrivare a questo effetto, le immagini non dovevano mostrare chiaramente i soggetti e le azioni, ma dare delle tracce solo parziali, magari eterogenee e a volte incomprensibili, che portassero lo spettatore ad avere nuove associazioni di idee. Nelle scene concitate si vede particolarmente bene l'effetto di caos delle immagini, che si trasmette allo spettatore investendolo di angoscia e smarrimento, come se stesse partecipando egli stesso agli eventi. Addirittura anche le schermate con le didascalie vengono studiate per partecipare a questo effetto, con scritte anche solo di una parola, lasciate in sospeso. Giunti alla fine, sento però di dover fare una piccola precisazione, perché parlando di cinema europeo, ho generalizzato. Ogni nazione aveva il proprio cinema, e sarebbe quindi più giusto parlare di cinema italiano, francese, tedesco e così via. Questo sarà però l'argomento dei prossimi video, in cui parleremo del cinema espressionista tedesco, della Nouvelle Vague e del neorealismo italiano, tutti argomenti che meritano un approfondimento preciso in un video dedicato. A questo punto l'unica cosa che rimane da fare è augurarvi buone feste. Vi ringraziamo per la visione e ci auguriamo di ritrovarvi il prossimo anno.